drammatico frontale la notte scorsa sulla tangenziale sud fra Vicenza Est e Torri di Quartesolo. Era l'una circa quando, qualche centinaio di metri prima dell'uscita per il centro commerciale Le Piramidi, si sono scontrate frontalmente due auto in un tratto di strada senza sparti traffico. Lo schianto violento ha coinvolto una Volkswagen Golf con a bordo solo la conducente e una Skoda Octavia, occupata da 5 persone. I vigili del fuoco sono arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del SUME 118, intervenuto con più ambulanze e l'auto medica per soccorrere i feriti. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada competente per il tratto di tangenziale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:30.